anche lei andò dall'albero. Albero azzurro, posto di amici, l'albero azzurro, posto felice. Ciao amici di Rai Gulp, sono Gibbo. Beh, noi siamo di Rai Yo, la rete per i piccolini. Siamo qui a San Severino Marche perché vogliamo regalare delle storie. Le storie sono importanti a regalare perché rendono felici. Noi vogliamo portare però una testimonianza di pace, questo è importante. Sento pace, annuncio pace, respiro pace. Oggi a San Severino abbiamo fatto un regalo per i più piccoli e anche per i genitori. Il terremoto ci ha abbattuto, ci ha reso tristi, ma con l'arrivo di Rai Yo-Yo ha reso la cittadinanza e soprattutto i piccoli felici. Siamo coloro che hanno organizzato questo evento a beneficio dei bambini del comune di San Severino Marche. La loro gioia, il loro sorriso per noi adulti sarà la speranza per poter ripartire al più presto. In questa occasione mi preme ringraziare la Fabio Onlus di Ravenna che in occasione di questo evento ha voluto donare dei giocattoli a tutti i bambini presenti qui allo spettacolo di oggi, ma soprattutto ringraziare la direzione di Rai Ragazzi per la sensibilità dimostrata, per essere qui oggi. Mele, mele di sole, e ora ormai che cresci su, parla con i bambini. Se ci cresci. Il mestiere faccio il cartastoria, cioè ritaglio la carta per creare oggetti, rondini, farfalle, gabbiani, angeli. È una storia che racconta della responsabilità. Una cosa importante, eh? La rondinotta non vuole essere responsabile dei suoi amici. Durante la storia verrà quasi costretta ad essere responsabile dei suoi amici. L'albero per tutti i bambini diventò l'albero. Hanno sentito l'albero? L'albero azzurro, posto di amici, l'albero azzurro, posto felice. La chicca divertente delle canzoni inedite scritte dal grande maestro Rodari. Un grande laboratorio fatto da Benedetta che con i genitori creerà un oggetto di carta che è molto simbolico, che è la rosa, che è il simbolo un po' dello stare insieme, no? Della felicità, della freschezza, della purezza. E viva la felicità! Ciao, ciao! Che cosa guardi? Ah, fantastico. Abbiamo compagnia. Ok, dobbiamo muoverci. Entra nel secchio. Agente, quell'uomo mi ha aggredito con le noccioline. Oh, no! È stato orribile! No, senta, agente, non è vero! Mi mostri la sua licenza di ambulante. Eccolo là. Cibo per nutrire il parco per tutto l'inverno. Quel cane ci darà filo da torcere, però. Vanesio. Vanesio! Che c'è? Che stai facendo? Annuso in cerca di tracce di quel furfante. Quello spocchioso di spocchia. Però sento degli odori alquanto strani. Anacardi. Piedi al formaggio. Peli di cane. Lo sapevo. Tu resta qui. Sinceramente, femmina, sono ancora io l'eroe del parco. Il che mi ricorda che non mi hai ancora chiesto di uscire.